tanti ragazzi che frequentano le nostre scuole sono nati in Italia ma figli di genitori stranieri. Perché la politica non vuole vedere questi giovani nati in Italia che hanno tanti doveri ma nessun diritto? Perché la politica riflette, penso, il problema che ha tutta l'Italia, che ha anche la Chiesa, quello che il Cardinale continua a dire, che facciamo fatica a trasformare la carità in cultura, ovvero vedere che l'Italia sta cambiando e che questo cambiamento ci deve aprire, ci deve rendere più cattolici anziché chiudere su noi stessi. La politica fa fatica a vedere in questi persone nuovi italiani, così come la Chiesa fa fatica a vedere in queste persone nuovi cattolici, perché tutti ragioniamo secondo stereotipi del passato, convinti che tocchi noi ad accoglierli. Il rapporto ci fa vedere che è un'Italia nuova che sta nascendo, dentro la quale tutti dobbiamo chiederci qual è il nostro posto e come lasciarci riconoscere dagli altri. Quindi è una questione di miopia, talvolta, che non fa vedere la realtà. Più che miopia è ancora qualcosa di più, è un'inibizione, un irrigidimento da paura. Dobbiamo combattere le emozioni e le paure, a questo serve l'intelligenza e serve anche la fede, come dice San Paolo, rinnovate la mente. Dobbiamo proprio rinnovare la mente partendo da un concetto di paternità, che è quello che ci insegna Dio, che permette di superare il legame etnico, il legame sociale.